Io come lo vuoi un cucciolino? Ma sono minuscolo, hai visto? Ah! Cos'è quello? Aiuto! Ah! Che paura! Ciao a tutti lupetti e lupette! Benvenuti in questo nuovo video! Come vedete ragazzi, anche dal nostro abbigliamento, siamo sulla neve! Sì! Abbiamo portato Yukino sulla neve per la prima volta quest'anno! E gli abbiamo anche fatto provare per la sua prima volta nella sua vita cosa significa trainare una slitta. Ma questo già lo sapete perché sicuramente avrete visto il video precedente. E dato che Yuko ha fatto la slitta, adesso tocca a noi fare qualcosa! Certo, prima lui, poi noi, no? Anche se in realtà eravamo sulla slitta anche lui. Però vabbè, questo è il dettaglio. Quindi oggi che cosa faremo? Annuncialo! Abbiamo trovato delle montagne russe sulla neve! Ma perché ci mancano queste idee? Cioè, andremo a fare proprio delle montagne russe con tutta la neve intorno! Ho paura! Cioè, ma paura. Te che soffri di vertigini? Cioè, non è che siamo proprio così tanto in basso! Basta non pensarci! Sì, cioè, ma poi scivoleremo sul ghiaccio, forse? No, cioè, io non so come funziona, ragazzi, non l'ho mai vista! È un'esperienza incredibile! Per arrivare, ragazzi, bisogna attraversare questo ponte! Aiuto! Ma dov'è Yuko? Vieni, Yuko! Ma dove sta andando la mia padroncina? Corri! Sta arrivando! Piano, Yuko! Bravo! No, aspetta, ma Yuko, aspettaci! Ma io non sono così veloce! Cioè, ma io scivolo, Yuko! Ma sei matto! Tu hai le zampette da neve, ma io no! Cioè, ragazzi, questa è la prima neve di Yuko di quest'anno! Sì, infatti è felicissimo, vero amore? Sì, guarda come scodito, sì. Di gioia! Patato! Beh, direi di sì, io amo la neve. Mi sei felice, amore? Sì, ma lo sarò ancora di più quando vi vedrò sfrecciare sulle montagne russe ghiacciate. Mi divertirò molto. A proposito, chissà dove sono. Le mie zampette dicono da quella parte. Ehi, ma aspetta, che cosa è stato? Ho sentito un rumore. Andiamo a controllare. Che cosa, signor scoiattolo? Le montagne russe sono da quella parte? Ehi, padroncini, venite! Seguitemi! Yuko è felicissimo, ma l'hai visto? Ma noi stiamo morendo di freddo! Guarda le mie mani! Cioè, sono tutte rosse! Sì, infatti io ho dimenticato anche i guanti. Ma poi siamo a 2000 metri e c'è meno 10 gradi. Sì, infatti è altissimo qua sopra, aiuto! È freddissimo! Ah, umani! Si lamentano sempre del freddo. Io invece lo adoro. Mi sento proprio a mio agio quassù. Ma adesso basta perdere tempo. Andiamo alle montagne russe! Andiamo! Yuko, aspetta, Yuko! Yuko! Eccoci qua, ragazzi! Siamo arrivati! Come vedete, infatti, alle nostre spalle c'è una montagna altissima, piena di neve, cioè bellissima. Sì, e ci vanno tutti con lo slittino, sì, cioè, ma è troppo bello. È bellissimo, cioè, dovremmo provare anche noi, non lo so. Te, Yuko, cosa ne pensi? Ehi, ma io ho trainato una slitta! Uno slittino in confronto non è niente. Ma prima di tutto, noi dobbiamo andare a fare le montagne russe! Sì, che anche loro sono qua, alle nostre spalle. Sì, è vero, io volevo chiederti anche una cosa. Che cosa? Non è che puoi andare prima te? No. Così almeno mi dici se devo andare piano, se fa troppo paura. Ma scusa, ma io e Yuko ti aspettiamo qua sotto comodamente mentre ti guardiamo, vedere te che ti diverti e poi ci racconti un po' com'è e noi decidiamo. Ma se lo sai che soffro di vertigini? Dai, amore, no, davvero, fai il cavaliere. Vai tu! Va bene, vado prima io. Ok, ho usato questa scusa, funziona sempre. Ma c'è un dinosauro enorme, Yuko! Non è di buon presagio questo? No, questo non è un buon segno. Aiuto, Yuko! Ma guarda che denti! Non lo so, non mi sembra molto amichevole. Siete ancora sicuri di voler fare questa cosa? E questa, ragazzi, è la pista! Cioè, guardate, è ripidissima! Aiuto! Raga, tocca a Giuse! Ci siamo! Sei pronto? Ok, da quando timbrerò il biglietto non posso più tornare indietro. Aiuto! Ecco. Saluta, l'amore! Ehi, umano, fermo! Non andare! C'è Giuse, raga, che sta pregando mentre è in fila. Ma cosa sta facendo? Tra poco tocca a lui. Ciao! Come faccio a tirarlo fuori di lì? Ma siamo sicuri che tocca proprio a lui? Sì, adesso tocca a lui. È arrivato lo slittino di Giuse. Ci sta salendo sopra. Eccolo qua. Oh, è ormai andata, ormai è fatta. Ormai parte. Yuko, amore, ma non puoi andare anche te? Ciao! Oh. Ehi, umano, dove vai? Torna qui! Aiuto, ma è ripidissimo! Uff, non riesco a vederlo da qua. Chissà dove è finito. Dobbiamo cercarlo. Io, ma fermo, amore, ma dove parti? Ma non c'è! No, vabbè, raga, sta guardando ogni persona che sale sul Bob perché pensa che sia Giuse. Eccolo, è lui, l'ho visto! Padroncino, sta arrivando!
No, Yoko non può entrare in pista. Raga, sono partito e stiamo andando in salita, è ripidissimo. Adesso saliremo sempre di più fino ad arrivare a 2800 metri. E poi arrivati in cima alla montagna, che poi ci sono i dinosauri. Cioè, ma perché ci sono i dinosauri? E poi arrivati in cima alla montagna andremo velocissimi, perché saremo tutti in discesa. E anche adesso sono in salita perché stiamo salendo. Beh, per farvi capire, questa è tutta la salita che stiamo facendo. Intanto qui ci sono altri dinosauri. Ciao, guardate qua. Ma cosa vuol dire? Che devo prendere il volo? Oh. Ok raga, siamo partiti. Ho iniziato la discesa. Per il momento tutto ok, non andiamo. Oh, ma siamo storti. Ok, meglio frenare un po' questa curva. Oh mio Dio, andiamo velocissimi. No, vabbè raga. Ma freddissimo, ma troppo veloce. E quello, cos'è quello? Ma cos'è? È un vortice. 3, 2, 1, via. Ok, forse è quasi finito. È finita, ce l'ho fatta. Ho tutti gli occhi ghiacciati perché fa freddissimo. È tutto vento ghiacciato perché ci sono meno 10 gradi. Ce l'abbiamo fatta. E aspettate, mi è sembrato di sentire la sua voce da quella parte. Eccolo. Ciao, Yoko. Sì, ciao. Eccolo, è tornato finalmente. Yoko, ce l'ho fatta. Yoko, amore, andiamo velocissimo. Guarda che adesso tocca a te, Ti avverto solo di tenere gli occhi socchiusi perché te li congeli. Ecco perché sei pieno di neve nei capelli. Dai, dimmi la verità, ma fa paura? Sì, fa paura. Ma quanto va veloce, domani? Velocissimo. Dai, amore, io non lo faccio, scusa. Lei no, lo devi fare. Ma... adesso è il tuo momento. Dovrai separarti da Yukino perché devi fare la fila per salire. Dai, non mi voglio separare da Yuko. Te stai tranquilla, te l'ho detto. Basta che vai velocissimo. Ma cosa vuol dire? Ma che consiglio è? Grazie. Raga, mi sono tolta il cappello perché Giuse ha detto che altrimenti mi sarebbe volato via la quarta volta veloce. L'avresti perso. Comunque, non so se hai letto, ma arriva a 2800 metri di altezza. Che vuol dire? Sì, qui siamo a 1300. No, amore, no, non lo faccio, amore. No, lo devi fare. Ma sono tantissime 3000 metri, amore. Però, no. Tocca a me. Parti in fila. Ma sta ballando. Ciao. Ok, saliamo, ragazzi. E sta provando a mettersi la cintura. Ok, sta chiedendo aiuto. Ce l'ho fatta a mettermi la cintura dopo un bel po' di tentativi. E adesso andiamo. Aiuto. Yukino è qui che sta aspettando che passi Marti perché ci siamo messi in questo punto così possiamo vedere mentre fa la salita. Oh no, ha perso anche la mia umana. Ecco Marti che è lì alla partenza. Ciao. Eccola, ecco il suo turno. Oh, siamo partiti, siamo partiti, siamo partiti. Ecco, adesso farà tutta questa salita per poi arrivare alla super discesa velocissima. Ciao Marti. Ciao Yuko, ciao Vale. Guardate quanto è ripido. Ah, ecco dov'era. Oh no, adesso devo andare a salvare anche lei. Cioè sono completamente sbagliata. Aiuto. No, sta salendo sempre più. Aiuto. Questa salita non finisce più, è una salita infinita. Oh, ma che vuol dire? Franare? Forse frenare? Cosa significa? Che vuol dire frenare? Devo frenare? Cosa vuol dire? Perché metto di frenare? No raga, io ne rimango qua sospesa. Aiuto, aumento la velocità. Aiuto con la curva. Ma non ci vado lì! Oddio! Come si frena? Oh mio Dio, mi hanno stoppato di colpo! Ragazzi! Forse stavo andando troppo veloce! Lo sto piangendo, ma cos'è? Ma che figura! No, piano, ragazzi, piano! Oddio, che paura! No, ma cos'è questo coso? No, io non lo faccio questa volta, no raga, fermatevi. Qualcuno mi fermi? Aiuto! Aiuto! Ah! Aiuto! Ecco Marti! Cioè, guarda quanto va veloce! Oh mio Dio! Sono arrivata, vero? Ecco l'arrivo! Ok, basterà seguire le sue urla. Ecco mia umana, sto arrivando a salvarti! Ciao, ecco. Mio patatore, ma mi hai cercata, io? Sì, ti ho cercato dappertutto. Un bacino al culo. Mi è mancato. Ma sei in amore, sei. Cioè, ragazzi, io ho capelli elettrici, guardate. Aiuto, ma neanche col cappuccio mi stanno per bene. Ma quindi com'è andata? No, amore. Hai avuto paura? Amore, davvero. Te l'ho detto. Il riassunto dei miei video. Il riassunto del video è... Ah, no!
No, ma poi a un certo punto mi sono fermata dal nulla. Secondo me hanno visto dalle telecamere di sorveglianza e stavo andando troppo forte, perché non so cosa mi ha preso, c'era scritto frenare, ma è una lingua strana e quindi sono andata tutta avanti e niente. E quindi mi hanno bloccato sulle rotaie. Sì, te lo giuro. Proprio? Sì, ma non mi sono fermata io, mi hanno fermato loro. Nella sicurezza, penso. Sì, ero rimasta bloccata. Ma perché tipo stavi superando il limite di velocità? Sì, non mi riuscivo ad andare. Cioè, bellissimo, mi piacciono queste cose spericolate, però sinceramente ho preferito portare Yuko sulla slitta. Mi puoi dare il mio cappello adesso? Quale cappello, scusa? Dai, amore, dammi il mio cappello, per favore. Ma tiene caldo. Ti sta bene, però. E dopo aver fatto le montagne russe sulla neve, dato che non ci bastava, faremo lo slittino. Oh, sì, sì, ragazzi, cioè, infatti abbiamo preso a noleggio questo super slittino enorme, sì, e adesso proveremo a buttarci da quella super montagna. Ma poi che cos'è? Cioè, sembra uno scudo. Cosa sei? Capitano America. Ma se adesso ti posso dire anche con Yuko? Ma come? Forse Yuko lo vuole fare anche lui lo slittino. Vediamo. Vediamo. Inizialmente proveremo a fare una mini discesa qua, giusto per prenderci la mano, e poi saliremo da lassù e proveremo a fare quella mega discesa. Sì, se non abbiamo troppo paura. Ma io mi devo ancora riprendere dalle montagne giuste di prima. Guarda cosa ho, Yuko. Oh, è la tua pettorina, sì, da sled dog. Gli metteremo questa pettorina, così almeno potrà fare anche lui lo slittino. In oppure sicurezza. Ci potrà trainare come la sled. Esatto, tanto ormai abituato. Ok, lo dobbiamo mettere. Sì. Ma che fa? Ma siamo sicuri che si mette così? Ma ormai è diventato bravissimo a farti mettere la pettorina. Che bravo che sei. Ma bravo, amore. Adesso lo attacchiamo al guinzaglio ed è pronto. Ma pronto per cosa? Giuse sta provando a fare il livello numero uno. Eccolo, io arriva. Ma dove è andato a finire? Umano, tutto ok? Ciao, Yuko. Ma si preoccupa subito, poverino. Si preoccupa subito, amore. Va tutto grazie, bene. Grazie, amore. In realtà è perché lo vuole fare anche lui. Comunque va velocissimo anche questo. Anche questo. Sì, ora devi provare anche te. Sì, amore, adesso lo fai anche te, tranquillo. Secondo te ci entriamo in due qua sopra, Yuko? Secondo me sì. Guarda, si è anche sistemato. Lo prendo come un sì. Sì, lo voglio fare anch'io. In fondo sembra divertente. E adesso siamo andati in questa mini salitina perché proveremo lo slittino insieme a Yuko. Sì, così è piccolina, Yuko dovrebbe riuscire a farcela. Vediamo un po'. Yuko, crediamo in te, amore. Si stanno sistemando. Sono pronto. Vieni, amore. Corri. Bravo, amore. Bravo. Ma sei bravissimo, patato. Yuko, mi hai trainato anche lo slittino, amore. Ma che bravo. Quindi mi merito un biscottino. E adesso è arrivato il momento anche di Marti di provare. Aiuto. Ma io provo direttamente con Yuko. Cioè, senza fare nemmeno la prova. No, niente. Prima con Yuko. Va e poi bene. Da sola. Va bene, Yuko, mi fido di te. Speriamo bene. Ok, sei pronta? No, per niente. Sto già scivolando. Ma come stai scivolando? Cioè, Yuko, mi affido a te, amore. Non ti preoccupare, umana. Sei in ottime zampe. 3, 2, 1. Vieni, Yuko. Vai, Yuko, vai. Ma perché mi storta? Oh, cioè, perché storta. Mi vuoi fare il contrario a me? Yuko! Corri, Yuko, non fermarti! Yuko, fermo! Quindi? Sono stato bravo? Ma sei stato bravissimo, amore! Ma scusa, ma fatto da te sembrava così facile! Perché la fai mi succede così? Ma perché ti sei rigirata tutta? Mi sono spaventata. Dato che te, Giuse, dici sempre che io sono una fifona, ho paura a fare tutto e che ho fatto male perfino lo slittino con Yuko, adesso io salirò lasso in cima e ti farò lo slittino più bello del mondo, più ok? Alto di quanto ho fatto, sì, io? Sì, più alto di quanto hai fatto tu. Ma come? Ciao. Ok, cioè Marti sta salendo sempre di più. Guardate, è arrivata altissima! Secondo me non ha il coraggio di buttarsi. Vediamo, è quasi pronta. Ma che sta facendo? Poi, ma si butta o no? Eccola, si è buttato davvero. Tranquillo, umana, sto arrivando. Oh no, poverina. Aiuto, amore. Non sapevo come si frena. Allora, com'è andata? Che paura. No, è altissimo. Cioè, ma sei andata in cima quasi. Ma come si fa a frenare? Ma non si può frenare. E l'ho visto. Amore mio. No, patatone, ma mi stava chiamando lui? Sì, ti stava chiamando. Amore mio. Si era preoccupata. Giuse, ragazzi, ho paura. Questa è la mia vendetta. Eccolo che è pronto, Yuko. Secondo me non ce l'ha il coraggio di buttarsi. Adesso scende, guardalo. Guardate quanto è alto visto da quassù. Ok, adesso mi sto per buttare. No, non lo farò mai. Ok, mi butto. 3, 2, 1. Via! Eccolo! Oh no, ma dove è sparito sotto la neve? È sparito sotto la neve, Yuko! Ok, ce l'ho fatta!
Tutto a posto, Giuseppe. No. Cioè, ma sei finito per terra? A un certo punto sì. Sei completamente sparito sotto la neve. Cioè, mi è andata tutta la neve in faccia. Dai. E poi io così stai attaccato a me, ma perché? Umano, ho sempre creduto in te, più o meno. La nostra vacanza sulla neve insieme a Yukino, ragazzi, purtroppo finisce qua. Sì. Però spero che vi siate divertiti insieme a noi in questi giorni. E se questo video vi è piaciuto, fatecelo sapere lasciando un like, esatto, e iscrivendovi al canale per non perdervi nessuna delle nostre prossime avventure. Sì. Ma aspettate, è vero, la nostra vacanza purtroppo è finita qui. Ma non potevo certo tornare a casa senza aver salutato i miei amici Aschi, quelli che mi hanno insegnato a trainare la slitta. E poi, guardate cosa è successo. Yuko, guarda, ci sono i cucciolini di Aschi, amore. Guardali. Era la prima volta che incontravo dei cuccioli. Erano così teneri. Mi davano un sacco di baci. Ai, che belli. Hai visto quanto sono piccolini? Hai visto quanto sono piccole, amore? Sono la tua versione proprio piccola. Non capivo. Anche io un tempo ero così piccolo. Yuko, ma lo vuoi un cucciolino? Sì, Yuko, prendiamo un cucciolino, Yuko. Non lo so, sono un po' geloso. Yuko era esattamente così a 3 mesi. Con la stessa barretta sul muso. Ciao, amore. Ma ciao, buongiorno. Beh, però devo ammetterlo. Più passavo il tempo con loro e più guardare i loro piccoli occhietti e le loro minuscole zampette mi scioglievano come la neve al sole. Forse un giorno sarò un bravo fratellone maggiore. Chi lo sa? Ciao. Ma che belli, ciao. Ma che belli. Siete bellissimi, wow, sa, anche tu, no. Anche tu. No, amore, guardala, è bellissima. Amore. Ma poi purtroppo li abbiamo dovuti salutare. I loro padroncini li hanno fatti correre tutto il tempo sulla neve. Ma un giorno, lo so, ci rincontreremo. E magari treneremo qualche slitta insieme.